Bentornati ragazzi, sono Gio Vispo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Gonzalo Higuain, Man of the Match, con rating 88. Prima di iniziare, naturalmente passate dalla nostra pagina Facebook, troverete il link in descrizione e iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti. Gonzalo Higuain, attaccante argentino del Napoli, in questa sua versione Man of the Match. Più nello specifico, è la sua seconda versione arancione. Voglio essere sincero con voi, in questa carta ci sono pochi miglioramenti rispetto alla sua versione Man of the Match 87 di rating. Forse perché la EA non vuole fare una versione TOTS troppo forte. Ad esempio abbiamo solo un più 1 in tiro, che arriva da un 91 a un 92, con un 97 di finalizzazione. Invece il Man of the Match 87 ha un 96 di finalizzazione, solo un miglioramento. E questo un miglioramento di 1 quasi impercettibile. Potevano mettergli tranquillamente un 99 e per me sarebbe stato un valore giustissimo, e invece no. Ha anche 95 di piazzamento, 91 potenza tiro, 33 long shot, 89 tiri al volo e 84 rigori. Mi hanno molto colpito i suoi tiri al volo, la sua potenza tiro, la finalizzazione e piazzamento, praticamente quasi tutto il tiro. Però di più questi qua. Se vedete certi tiri con la palla a mezz'area che riesce a fare, sono davvero stupendi. Poi tira di quelle sassate davvero imprendibili. E poi abbiamo una finalizzazione che è quasi perfetta. Peccato per il 97, potevano mettere 99, ripeto, 99 di finalizzazione, ci stava tutto ragazzi. Ha anche un ottimo piazzamento che lo aiuta a mantenere la posizione, per l'appunto, aiutato anche dal suo work, alto-medio, più propenso all'attacco. Tiri dalla distanza e rigori che in game sono giusti, perché non segna sempre da lontano. Ha una velocità buona, con 84 sulla carta, suddiviso in 82 accelerazione e 85 velocità scatto. Nulla da dire, in quanto non è un giocatore lento, ma nemmeno velocissimo. Però, grazie al suo fisico, riesce a tenere a bada i difensori e i giocatori avversari. Ha un'ottima forza fisica, 89 sulla carta, che in game si sente. Per buttarlo a terra bisogna falciarlo, cioè veramente... Se vedete certi interventi che ha subito questo giocatore, quando lo provavo, cioè, era proprio assurdo. Veniva buttato a terra con i falli. Solo così lo puoi buttare a terra. Ha un 79 di fisico con 78 resistenza e 56 aggressività. Non è proprio un giocatore che va deciso sul pallone, però qualche volta si dimostra aggressivo il giusto. I suoi passaggi sono buoni. Personalmente ho voluto tirare di più che passarla, ma sinceramente lui riesce a far bene anche i passaggi. Sulla carta abbiamo 71 di passaggi con 73 di visione, 75 cross, 73 passaggi corti, 57 passaggi lunghi e 75 effetto. Sinceramente, vedendo questi valori, sono un po' sorpreso, perché in game mi è sembrato un 80 generale di passaggi, perché comunque li sa fare. Non sono proprio precisi, però sono buoni. L'effetto di questo giocatore, di tutti i giocatori, l'effetto rientra per l'appunto nei tiri. E devo dire che in linea di massima tiri a giro e pallonetti sono buoni. Ha anche 4 stelle piede debole, con il quale riesce a segnare anche di mancino. Ma io personalmente preferisco tirare col piede preferito, il destro. Ha un dribbling che non è proprio il massimo, perché si nota un po' di macchinosità nei movimenti, sicuramente per colpa della sua agilità 77 e del suo equilibrio solamente 64. Però del suo dribbling una cosa mi è piaciuta, ovvero il suo controllo palla. Ammaestrava palloni all'apparenza difficili da controllare, sia con i piedi che con il petto. Davvero mi ha stupito, e sulla carta ha un 80 di controllo palla, che in game sembra un 92 minimo. Ha dei buoni se non ottimi colpi di testa, con un 81 di elevazione e 84 precisione di testa. Se il difensore se lo perde in aria, lui, il Higuain, riesce a prenderla di testa e punisce. Poi sa fare anche le sfonde di testa, colpo di testa tutto sommato buono. I calci piazzati non li ho provati con lui, forse perché comunque non è proprio il massimo, con solo 65 di precisione su punizione.
l'ho provato come attaccante e personalmente quello è il suo ruolo. La sua fascia di prezzo è di 950.000 crediti e 1.300.000 crediti. Io l'ho pagato circa 1.200.000 e devo dire che non mi sono pentito di aver speso quella cifra. Vi consiglio uno stile intesa che aumenti ancora di più il suo tiro, se volete una macchina da gol infermabile, oppure qualcosa per aumentare la sua velocità e un po' il suo fisico, ma giusto un po'. Riassumendo, pro, forza fisica, tiro al volo, potenza tiro, controllo palla, finalizzazione e piazzamento. Contro, messo simile al Man of the Match, perché personalmente veramente un po' troppo simile al Man of the Match, è un po' macchinoso. Il mio voto è un 8,5. Concludendo questa review dicendo che per me è risultato simile per l'appunto la sua versione 87 arancione. Mi aspettavo un miglioramento più importante e invece la EA non si è sbilanciata. Peccato, perché altrimenti gli avrei dato anche un 9,5. Dunque ragazzi, la player review di Gonzalo Higuain Second Man of the Match termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate il mi piace, non dimenticate di passare dalla nostra pagina Facebook, link in descrizione. Iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, vedetevi anche le nostre altre player review, così come la review di Gonzalo Higuain Man of the Match versione 87. Dunque ragazzi, qui è Giovi Sport, vi saluta e vi ringrazia.